caserma che è la Boscariello, vista da chi sa fare questo lavoro, è più adatta per quanto... Il tema della legge Severino. Secondo me è una legge da cambiare. Il caso che riguarda la sospensiva al sindaco De Magistris dimostra come quella legge non regga bene di fronte ad un giudice amministrativo. Un altro caso che si è verificato riguardo il sindaco di Agrigento, e parlo di un sindaco del Partito Democratico che è stato condannato in primo grado, è stato di fatto costretto a dimettersi per senso istituzionale e poi è stato assolto in corte d'appello, dimostra che la legge Severino non funziona e va cambiata. Io credo che fuori da ogni ideologia occorra farsi ispirare dal buon senso e dalla concretezza. C'è stata una legge, questa legge in sue parti molto significative ha funzionato e in altre parti non ha funzionato. Allora, prima di fare altre vittime innocenti, come alcuni amministratori locali dimostrano che può accadere, anzi è già accaduto, cambiamo la legge Severino. L'articolo 18, perché non siete contrari al reinserimento di lavoratori licenziati? Quando noi abbiamo fatto una grande battaglia per la cancellazione dell'articolo 18, l'abbiamo fatto per produrre maggiore occupazione, non maggiori licenziamenti, perché questo libera gli imprenditori nel fare le assunzioni. La storia ci dimostra che tanti imprenditori che non hanno 15 dipendenti ma ne hanno 14 e sanno che a 15 poi gli scatta la normativa, quella che li paralizza nei licenziamenti, non crescono. Non assumono il 15esimo, il 16esimo, il 17esimo, il 18esimo. Non lo assumono perché? Perché c'è quella norma. Noi vogliamo togliere quella norma per fare sì che quelli che hanno 14 dipendenti o di meno e pensano di crescere nel futuro possano fare nuove assunzioni.